Buongiorno, sono Silvia Manfredi, clarinettista del quartetto di clarinetti Mademi di Genova. A maggio avremmo dovuto suonare proprio qui, nella nostra amata città, ma purtroppo questo non è stato possibile. Quindi a tutti voi dedichiamo questo nostro Caprice, da noi registrato prima della chiusura, proprio in uno dei bellissimi teatri di Genova. Lo dedichiamo con la speranza, anzi con la certezza, di poterci stringere presto tutti assieme alla musica.
Eleonora Dell'Appi ed io ci siamo conosciute suonando insieme nell'orchestra di palcoscenico del Teatro Carlo Felice. Io mi ero appena trasferita in Italia dagli Stati Uniti, per cui non conoscevo quasi nessuno, e poco tempo dopo è stata proprio Eleonora che una sera mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo far parte di un quartetto. A me sembrava di toccare il cielo con un dito, ero felicissima di questa proposta. Eleonora conosceva Giulia Magnanego, con cui aveva già lavorato, quindi tre membri del quartetto erano pronti a partire. Poco dopo abbiamo trovato un altro collega che era disposto anche lui a far parte del quartetto e così il quartetto è iniziato. Poi si sa, nella vita le cose cambiano, uno deve fare delle scelte e il nostro collega, che era stato membro fondatore del quartetto, ha scelto di intraprendere un'altra strada, ma noi siamo andati avanti. Siamo felicissime ora di avere con noi da ormai parecchi anni anche Giorgia Mammi. All'inizio abbiamo studiato e costruito un repertorio da poi presentare ai concerti. Forse è la prima svolta nella nostra carriera che ci ha dato veramente energia, entusiasmo e anche fiducia in noi stessi è stato quando siamo state invitate ad andare a suonare al Fringe del Festival di Edimburgo e alle National Galleries of Scotland. Un paio di anni dopo ci hanno richiamate e siamo tornate a suonare appunto al Fringe del Festival e anche alle Galleries. Tra l'altro, suonare alle Galleries è stato molto emozionante, soprattutto la seconda volta, perché abbiamo suonato un concerto che aveva come protagonista Genova, in quanto abbiamo suonato nella stanza in cui è esposto il quadro della famiglia Lomellini, che è proprio lì ad Edimburgo. Le galleries, tra l'altro, ci hanno richiamato qualche mese fa e per ovvi motivi non è stato possibile andare, come pure un altro concerto negli Stati Uniti che speriamo sia soltanto rimandato e non cancellato. I nostri gusti musicali direi che sono piuttosto eclettici. A me, ad esempio, piace molto la musica antica, nonostante suoni clarinetto. Il quartetto di clarinetti è come formazione un ensemble piuttosto moderno nella storia della musica. Quindi, diciamo, il repertorio originale per quartetto di clarinetti è prevalentemente novecentesco. Noi ovviamente ci troviamo molto a nostro agio a suonare questo tipo di repertorio, però ci piace anche sfruttare un po' tutte quelle che sono le potenzialità, le caratteristiche e la voce del nostro strumento ed è per questo che spesso suoniamo anche trascrizioni di brani più antichi. Negli anni abbiamo anche scoperto che la ricerca musicale ci affascina moltissimo. Troviamo particolarmente stimolante dover preparare dei programmi a tema. Il primo, diciamo, che ci è stato chiesto è stato di preparare un concerto in occasione dell'esposizione del Bacio di Rodin. Non avevamo mai, diciamo, fatto nulla di simile, quindi all'inizio eravamo un pochino spaesate e poi dopo abbiamo scoperto che fare questo tipo di ricerca ci piace veramente tantissimo. In un primo tempo, subito all'inizio di questo periodo di lockdown, abbiamo reagito molto attivamente, abbiamo registrato un video a distanza, stando ognuno a casa propria, che poi abbiamo assemblato. Forse siamo stati addirittura tra i primi gruppi a produrre un video così. Poi però, dopo questo primo video, abbiamo deciso di prenderci un momentino di riflessione. Alcuni dei nostri video registrati in passato sono stati trasmessi da altre trasmissioni locali, però invece noi abbiamo pensato di ritirarci, in un certo senso, lavorare un pochino più dietro le quinte. Ci siamo posti degli obiettivi per il futuro e stiamo mettendo su programmi nuovi, facendo nuove ricerche, nuovi arrangiamenti. Stiamo lavorando su un programma tutto al femminile. Io personalmente sentivo molto la mancanza di un brano di Clara Schumann nel nostro repertorio, per cui l'abbiamo trovato e abbiamo iniziato a lavorare su questo arrangiamento. Una settimana fa, tra l'altro, siamo state contattate da un compositore dagli Stati Uniti che ha chiesto se poteva scrivere un brano per noi. Quindi adesso siamo in contatto con lui e siamo curiosissime di vedere che cosa ci scrive e ansiose di iniziare a studiare.